pomeriggio a tutti e benvenuti all'interno della sala consiliare del Comune di Vecchiano, la nostra sala della democrazia, ecco, dove diciamo, si dibatte civilmente e si cerca di prendere sempre le migliori scelte per il bene e per il benessere della nostra comunità e di offrire sempre servizi migliori alla cittadinanza. Ma anche è la sala dove si fanno eventi importanti come questo, dove il Comune si unisce all'AMPI, alla sezione di Vecchiano, e si unisce ad Unicoop Firenze per una serie di conferenze proprio sulla democrazia. Quindi sicuramente una cosa dai contenuti più importanti e più nobili per noi e per la storia delle nostre comunità. Ecco. Oggi qui al tavolo abbiamo il professor Maurizio Iacono, lo ringrazio davvero per essere qui con noi oggi un pomeriggio e per presiedere la prima, ecco, delle conferenze sulla democrazia. Abbiamo Matteo Pardini, Matteo Pardini che è con noi, che rappresenta qui l'AMPI di Vecchiano. Le conclusioni sono a cura del presidente Possenti, che non ci ha ancora raggiunto, siamo stati insieme a varie iniziative oggi e arriverà più tardi. Poi abbiamo Piero Lomi che ci farà anche lui i saluti, rappresenta ovviamente l'Unicoop Firenze, la sezione Val di Secchio Verzia, che è sempre il presidente, grazie Piero, e poi l'assessore alla cultura Lorenzo Del Zoppo, che interverrà dopo di me. Ecco, io avevo previsto un brevissimo saluto, ma visto quello che è successo stamani, mi dovete consentire, dirò due parole in più. Ecco, e vengo proprio ora dalla prefettura di Pisa, dove a seguito di una mia richiesta è stato convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ha coinvolto non solo i componenti del comitato, ma a seguire anche le istituzioni scolastiche e formative della città di Pisa, quindi il provveditore agli studi e il rettore. Un amministratore non chiede di meglio oggi che riflettere sul termine democrazia, specialmente siccome in questo caso la nostra forma di governo la si lega inevitabilmente al concetto di libertà e di uguaglianza. Nella storia le forme di governo che tendevano al governo di molti o dei più hanno vacillato quando l'uguaglianza e la giustizia sociale non erano garantite, quando si è pensato che il nostro malessere, la nostra miseria fosse dovuta a un qualsiasi nemico diverso che ci affamava, che ci derubava o che ci ripredava. Del resto nei regimi totalitari, negli stati non democratici è tutto più semplice, tutto immediato, tutto dritto, si parte dall'ordine, si arriva all'esecuzione dell'ordine, fine. E se l'ordine è che il nostro nemico è il migrante, non c'è pensiero critico che tenga a meno di dover sopportare carceri e torture. Oppure, mi indigno nel dirlo, se l'ordine è caricate su una manifestazione di studenti davanti a una scuola, come è successo stamani in via San Frediano. Questa mattina non c'è stata la democrazia, non sono stati rispettati i principi costituzionali. Questa mattina abbiamo assistito alla prepotenza, all'esercizio del potere che purtroppo niente ha a che fare con la nostra democrazia. È proprio quando accadono queste cose che ci rendiamo conto, come diceva Calamandrei, che la libertà è come l'aria. Ti rendi conto che ti manca proprio quando non ce l'hai, quando soffri. Stamani è stata soffocata la libertà, quella di dissentire. Ho avuto un moto di rabbia nel vedere che la Repubblica e la democrazia rappresentate da queste forze dell'ordine hanno preso a bastonate i nostri, quando dico nostri intendo dire magari anche i loro figli, di quelle persone che facevano servizio, i nostri ragazzi davanti a una scuola, perché si è volto proprio davanti all'ingresso del liceo russo. Io dico che sia fondamentale ragionare proprio oggi sul termine democrazia per vaccinarci da questi ignobili tentativi autoritari, ma dico anche che bisogna essere degni dei nostri principi costituzionali e fondanti dello Stato democratico e repubblicano. E oggi la polizia, una parte di loro, una parte che ha operato
stamani, non certo tutta, quel gruppo lì ha dimostrato di non essere. Se rappresentiamo lo Stato italiano, la nostra Costituzione, la prima cosa da fare è dare l'esempio, essere un modello. Lo dico qui con fermezza. E ho chiesto, come vi ho raccontato prima, pubbliche scuse, ho chiesto in prefettura, perché a scuola i nostri figli devono imparare a esercitare la libertà, compresa quella più importante che ci garantisce la Costituzione, la libertà di manifestare. Tempo fa ho visto un video, che come sicuramente molti di noi l'hanno vista sui social, un docente, quindi un collega di molti, vedo molti insegnanti, all'interno della sua universitaria chiedeva ai suoi studenti quale fosse la via migliore per andare da albi in due punti su una linea retta, facile e individuale. Tutti in coro hanno risposto che la via migliore era quella diretta, ovvero una linea retta che andava da A a B. Il docente però, pronto a rispondere loro, che se la stessa domanda dovesse fatta invece ai bambini, i bambini avrebbero disegnato in modo arzigogolato una traiettoria difficilmente riproducibile da tutti. E sapete perché? Perché i bambini hanno desiderio lungo il loro percorso di vedere più cose. Il docente chiude questo semplice e banale esperimento dicendo che la linea retta è la dittatura, mentre invece il regime la linea arzigogolata rappresenta proprio quella più complicata e più faticosa, quella della democrazia. C'è una proposta di legge, c'è un problema da risolvere, c'è una pace da costruire, c'è un sistema economico da modificare. Beh, di fronte a tutti questi c'è, occorre ascoltare tutti e rappresentare tutti e valutare le diverse esperienze, le diverse opinioni e poi cercare di fare una sintesi. Una sintesi, ma non per accontentare, non è che c'è da accontentare. Nella sintesi ci deve essere rappresentata la complessità di tutte le idee, ci vuole uno sforzo e quello che devono fare nella maniera migliore le istituzioni, evitare di tralasciare proprio il desiderio di intervenire, di dire qualcosa da parte di tutti. È certo però che la complessità deve avere due presupposti: l'uguaglianza, la mia parola è da ascoltare quanto quella degli altri, e la libertà, io posso dire la mia parola e posso esprimere liberamente la mia opinione. Quindi chiudo con le parole di Sandro Pertini: è meglio peggiore della democrazia che la migliore delle dittature. E infine, forse oggi, e chiudo dicendo che quello che è successo stamani ha creato una divisione da parte fra chi invece ci deve rappresentare, ci deve aiutare in tanti momenti, quello di rispetto delle regole che sono le forze dell'ordine, e la società civile, la comunità, la città. Si è creata una divisione forte, c'è da lavorare per recuperarla, c'è da fare in modo che si capisca che quello che è un fatto effettivamente unico, e chi ci rappresenta deve garantire in senso con la massima convinzione che quello che è successo non deve succedere più. Grazie a tutti per l'attenzione. La parola adesso a Lorenzo Del Mio. Buonasera a tutti anche da parte mia. Io mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti del sindaco e preciso una cosa, che mentre venivo qua ho ricevuto una telefonata da Bruno Possenti, il quale mi diceva che non potrà essere presente stasera perché, come molti di voi sapete, è stato convocato appunto un presidio alle ore 18 da CGL, ANPI, ARCI, e quindi doverosamente Possenti è lì. E è lì che deve essere, aggiungerei. Però in qualche modo anche noi che siamo qua facciamo qualcosa di molto utile e di molto importante. Io in questo momento, mi trovo nella difficile situazione di dover resistere alla tentazione di introdurre il tema, perché il tema sarà introdotto meglio di me da Matteo Pardini e sarà trattato meglio di me dal professor Iacono. E però qualcosa io penso sia indispensabile dire. Parto da una definizione
molto semplice, a mio avviso, di democrazia che dà Norberto Bobbio nel 1995. Dice: la democrazia è una società regolata in modo che gli individui che la compongono sono più liberi ed uguali che in qualsiasi altra forma di convivenza. Ecco, con questa definizione Bobbio vuole dire più cose tutte ugualmente importanti, magari non del tutto condivisibili, ma ugualmente importanti. La democrazia è una società regolata, quindi è governata da regole, dove libertà e uguaglianza non sono ideali astratti, o almeno non sono solo ideali astratti, ma sono forme vive, evidenti, sono concetti che devono avere una ricaduta, seppure imperfetta, sul terreno della politica, perché la democrazia è appunto composta da individui dove questi sono più liberi ed uguali che in qualsiasi altra forma di convivenza, e quindi libertà ed uguaglianza devono essere tradotti in una pratica politica e pur rimanere un orizzonte irraggiungibile, ma verso cui non smettere mai di tendere, pena l'avanzamento della barbarie in forme vecchie o rinnovate. Ecco, allora io faccio una breve parentesi rispetto a quello che è successo stamattina. Io non penso che, o meglio, io penso che questo non sia, come qualcuno ha detto, anche in maniera legittima, il ritorno degli anni 20. Io penso che questo sarebbe semplicistico, forse anche cadremmo in una sorta di trappola retorica che ci fa perdere di vista la peculiarità del nostro presente. Non si può ricondurre tutto al passato. Io penso che sia più utile, come facciamo oggi, chiederci cos'è la democrazia, cos'è la libertà, cos'è l'uguaglianza e cos'è democrazia, libertà e uguaglianza che noi vogliamo oggi. Perché io penso che la democrazia non può essere quella dove vengono picchiati i ragazzi disarmati, la libertà non può essere quella governata dai manganelli e l'uguaglianza non può essere quella dove ci sono persone che picchiano altre persone e queste persone sono le forze dell'ordine prive di numeri identificativi sui caschi. Ecco, io penso che ben poco sia cambiato da quando 20 anni fa una parte delle forze dell'ordine fabbricava prove false per incastrare altri giovani manifestanti che finivano molto male. Chiudo con una considerazione. A me ha sempre colpito pensare che nell'Unione Europea o vicina ad essa esistano e si abbiano relazioni con stati democratici, o almeno formalmente democratici, retti da, di fatto, dittatori. Perché Orban, che porta in catene una manifestante, è alla guida di un paese formalmente democratico. Erdogan, idem, e non sappiamo più se questi stati sono appunto governi, repubbliche, democrazie o regimi. Ecco, allora il rischio, a mio avviso, è quello che tutti noi si diventi piano piano assuefatti, indifferenti, anestetizzati, a piccoli passi, magari per gradi, piano piano, il potere di turno ci sottrae, ci limita, ci comprime, ci toglie diritti, libertà, uguaglianza e solidarietà. Tutte conquiste che sappiamo bene da dove vengono da quella stagione straordinaria che fu la Resistenza. Ecco, allora concludo davvero. Noi possiamo dire che la democrazia è come una pianta che cresce solida sulle radici della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. E non ci si può dire veramente in democrazia se i cittadini non sono appunto cittadini liberi ed uguali. Ma allo stesso modo la democrazia è un albero che produce frutti. E questi frutti sono proprio la libertà e l'uguaglianza. Ecco, questa è una metafora, se volete, banale, perfino molto semplice, però ha, a mio avviso, una peculiarità. Che l'albero, che una pianta, cresce se è coltivata, se è annaffiata.
chi la coltiva e chi la innaffia non possiamo che essere noi. Noi che siamo qui in questa sala, noi che siamo qui al presidio, noi che abbiamo cura della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà. Ecco, allora serate come queste sono acqua, humus, sono vita indispensabile a far germogliare la pianta della democrazia. Grazie e buon proseguimento. Adesso Piero Lomi, presidente della sezione Val di Sergio Versile dell'Unicoop Firenze. Piero. Grazie Sindaco, buonasera a tutti e a tutti. Scalda il cuore vedere così tante persone attente e partecipanti a questa iniziativa. E a nome della sezione Val di Sergio Versile di Unicoop Firenze desidero ringraziare tutti i partecipanti, naturalmente, il relatore, il professor Iacono per la sua disponibilità, l'amministrazione comunale, il sindaco Angori, l'assessore del Soppo, l'Ampi di Vecchiano, con la presenza di Matteo Pardini, ma in particolare ecco, vorrei ringraziare anche la nostra consigliera della sezione soci, Licia Marianetti, che da tempo aveva pensato e lavorato per realizzare questo ciclo di conferenze sulla democrazia in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e l'ANPI. Può sembrare banale dover tornare a parlare oggi di democrazia. Purtroppo quello che è successo oggi a Pisa ci conferma la necessità. Riflettere sul suo valore sociale e culturale, sia come cittadini, ma soprattutto per quanto ci riguarda noi come cooperatori. Pensiamo che in questo momento storico, in cui la democrazia dei diritti è sotto attacco in tante parti del mondo, e anche qui da noi non è che goda di ottima salute, e abbiamo visto come la febbre sta aumentando anche oggi, non sia affatto scontato riconoscere l'urgenza e sottolineare la necessità di rinfrescare, di rinverdire e di rilanciare il concetto di democrazia, i suoi contenuti, i suoi valori di libertà e di uguaglianza sostanziale, che è il suo fondamento. Perché come sappiamo, purtroppo bene, proprio le cooperative con le case del popolo e le sedi sindacali furono i primi obiettivi delle squadracce fasciste nei primi anni 20 del secolo scorso, in quanto esempi di partecipazione alle attività produttive e sociali del paese, liberamente costituite e democraticamente gestite. Tant'è che la nostra Costituzione, all'articolo 45, ne riconosce il valore sociale con il suo carattere di mutualità e senza fini di lucro. Anche per questo dobbiamo riflettere sul presente per garantire un futuro democratico al nostro Paese. Vi ringrazio. Volevo dire anche che alla fine di questa iniziativa ci sarà un piccolo buffet offerto dalla sezione soci, che qui non guasta mai. Grazie. A questo punto, per l'introduzione del dibattito, professor Matteo Pardini, di Vecchiano. Basta. Cioè, già il titolo è rubato, poi a casa proprio no, cioè a casa Matteo sempre. Buonasera a tutte e a tutti. Io vi porto innanzitutto i saluti di chi doveva essere qui al mio posto. Oggi il parterre è maschile, però noi l'avevamo pensato al femminile. Doveva esserci la nostra presidente Renata Ridondelli, che purtroppo non è potuta essere con noi, però vi manda i vostri saluti e con questi vi arrivino i saluti di tutti i soci, tutti i compagni e le compagne della sezione Ampi Vecchiano. Io volevo anzitutto ringraziare voi tutte e tutti per aver scelto di partecipare a questo incontro. Per noi vedervi qui numerosi ci riempie di orgoglio, in quanto una comunità viva, vigile, pronta a giocare la sua parte, è quella che si riunisce qui stasera. Una comunità che accoglie la sfida del tornare a discutere e del tornare a formarsi. Sappiamo infatti cosa significhi oggi partecipare al dibattito pubblico.
lo sanno in particolar modo le associazioni del terzo settore, gli enti morali, i gruppi socio-cooperativi come la sezione Coop Valdena, che io ringrazio per il contributo, Val di Sette Valdena, perdonate, che ringrazio per il contributo perché è stato fondamentale per realizzarlo, questo evento che ha molti elementi. Fra quando si era pensato in una riunione al circolo di Filettole e poi tirarlo fuori, ci sono tanti passaggi e grazie davvero per la collaborazione. Dicevo, il nostro mondo, un mondo in cui si è sempre meno propensi, io credo, all'esercizio di una cittadinanza attiva. Riguardavo in questi giorni i dati Istat usciti nel 2021 e certificavano un 15% in meno di partecipanti al mondo del volontariato. Lo si giustificava con la pandemia sicuramente, però è anche una società che fatica tantissimo a partecipare. Dobbiamo quindi tornare a interrogarci su questo punto, io credo, perché, e qui mi ricollego anche alle opere che citava di Bobbio poco fa Lorenzo, il diritto a partecipare alla vita politica della propria comunità sostanzia l'idea di democrazia. E sempre Bobbio ci ricordava una cosa non banale, che partecipare non basta, devono essere anche le istituzioni a far sì che sia possibile la partecipazione, che sia promossa la partecipazione, che le persone siano in grado di discutere e di decidere. E in questo io mi sento di ringraziare davvero col cuore il Comune di Vecchiano, perché in questi anni è sempre stato in prima fila per promuovere il dibattito pubblico e su questi e su altri temi, e penso che per la nostra comunità sia veramente importante. È proprio per difendere la per diffondere consapevolezza e spronare la partecipazione che come ANPI abbiamo pensato questa serie di incontri che forse molti di voi conoscono. Si svolgeranno una volta al mese. Il primo oggi, seguirà il prossimo il 15 marzo, poi un ulteriore incontro il 19 aprile e il 10 maggio. Abbiamo pensato questi incontri come una riflessione condivisa sul valore e l'essenza della democrazia, perché crediamo possa fungere da viatico verso le prossime elezioni europee di giugno. È importante, a nostro avviso, arrivare al prossimo appuntamento elettorale preparati e consapevoli, perché, e qui io penso che la frase si addica particolarmente, o si fa l'Europa o si muore. Il grado di preoccupante, il grado di allarme, scusate, il grido di allarme che sorge dal paese, questo diffondersi del sovranismo in tutta Europa sta spazzando via il progetto di Ventotene. Una vittoria dei nazionalismi e dei particolarismi, crediamo, inciderebbe profondamente sulla vita di ciascuno di noi, e questo è un dato assolutamente da non sottovalutare. Ora, a me tocca il compito più difficile, quello di presentarvi il professor Maurizio Iacono, con un breve quadro del suo impegno accademico in questi anni. Lo farò brevemente, sapendo che la biografia del professore e gli interventi sono molto, molto numerosi. Il professore è nato a Agrigento, si è laureato nel 72 a Pisa, con due dei più grandi filosofi italiani, il professor Aldo Gargani e Nicola Badaloni, perfezionando alla Scuola Normale, poi ricercatore, e dall'88 è stato professore di storia della filosofia presso l'Ateneo di Pisa. Sempre di questa università è stato poi preside della facoltà di lettere, il mio preside, ci tengo a dirlo, fino al 2012.
Attualmente in Quiescenza tiene ancora i corsi di storia della filosofia politica, teoria e storia dei sistemi filosofici per il corso di laurea magistrale in filosofia e forme del sapere ed è il direttore responsabile della rivista Il Grande Vetro, trimestrale di immagini politiche e culture. Io però ci tengo, perdonatemi se rubo ancora mezzo minuto, a concludere con un ricordo del professore, ne parlavamo poco fa. Noi ci siamo incontrati molti anni fa, nel 2009, quando come studenti medi contestavamo le devastanti riforme sulla scuola e l'università del governo Berlusconi. Io ricordo le assemblee nelle palestre del liceo Dini e gli interventi del professor Iacono nelle nostre discussioni. Egli, sempre fedele al suo impegno per la comunità, si mise in gioco allora, confrontandosi con noi ragazzi, animando il nostro dibattito, aiutandoci a capire un mondo che noi allora stavamo iniziando a scoprire. Pensare alle piazze di allora, piene di ragazzi e ragazze con i loro docenti lì per fare lezione, con cattedre portate a spalla, e erano veramente portate a spalla, da via Benedetto Croce a Corso Italia, mi fa sentire legato alle piazze di oggi, qualunque di esse siano, siano i Friday for Future, siano le giornate di Non Una di Meno, siano i movimenti per la pace e il diritto dei popoli a esistere. Perché, questo è un pensiero personale, ma penso molti voi lo condividono, le lotte per il progresso, per la pace, la vera democrazia, sono in atto in ogni tempo e in ogni luogo e sta a noi parteciparvi e portarle avanti. Dunque, professore, per l'impegno di allora e per l'impegno di oggi, io la ringrazio e le do il benvenuto nella nostra comunità di Vecchiano. Professor Iacono, prego. Grazie, sono commosso, non l'aspettavo, ecco. Anche il ricordo personale di Matteo. E sono contentissimo di essere qua, mi fa piacere, è una vita che sto in Toscana, sto a Pisa e a Vecchiano, cioè, voglio dire, conosco moltissimi, quindi è sempre un po' più difficile se si deve parlare con persone che si conoscono in realtà. Comunque ci provo. Grazie dunque. Ci tengo ad aggiungere una cosa, perché ora manca Puccio, manca Bruno Possetti, presidente dell'ANPI. Io faccio parte del comitato d'onore dell'ANPI, ne sono orgoglioso. Detto questo, dico, volevo tentare di fare un ragionamento proprio di riflessione sulla questione della democrazia. Intanto, anch'io voglio fare riferimento subito a quello che è successo stamattina. Ho visto il video, la sensazione, a parte la, diciamoci, la gnaccata, un'aggressione a dei ragazzini di 15-16 anni senza nessun motivo, la si può spiegare secondo me soltanto come una cosa fatta a freddo, chiaramente, c'erano tutte le ragioni, ragionandoci, non so da chi è partita questa cosa, sarebbe anche importante capire è venuta fuori da qui o è venuta fuori da Roma, perché la sensazione che si ha, che almeno io ho, è che come dire, ci si voleva fare belli rispetto all'Europa per la questione di Israele, la dico in modo, nel modo peggiore possibile, aggredendo fra l'altro dei ragazzini di 15-16 anni, è una cosa, se uno ha visto il video si vede che chiaramente che un attacco a freddo, ci sono le testimonianze degli insegnanti che l'hanno dichiarato, che si è trattato di un vero e proprio attacco a freddo, una cosa di cui devo dirlo, le forze dell'ordine dovrebbero vergognarsi e fare ammenda pubblica
è una cosa che non si deve fare. Importante la risposta, è importante la risposta oggi, io spero che sia forte a Pisa, dove ci sono due presidi, spero che, mi auguro che confluiscano fra l'altro. È importante la risposta perché una delle prime questioni della democrazia è di tenere territorio, di tenere botta, mai cedere, perché cedere e non rispondere significa favorire un attacco ancora più forte la prossima volta. E questo io spesso succede, lo sento come una prova, un tentativo, ma non perché ha ragione Lorenzo del Zoppo, non perché ritornerà il vecchio fascismo, non è questo il punto, assolutamente. La cosa è ancora più maliziosa e insidiosa, perché uno dei problemi che abbiamo oggi è di capire come forme autoritarie si vestano di abiti che non sono affatto abiti ideologici basati su colori, ecco, su un unico colore, ecco. Facendo sempre la battuta, io dico sempre, oggi se vogliamo cogliere o capire quello che potremmo chiamare elementi di fascismo, perché per essere fascismo oggi non si presenteranno mai, quindi elementi d'ordine, diciamo, autoritari, non si presenteranno con una camicia di un colore, sia essa bruna o nera, si presenteranno, io faccio la battuta, con le magliette hawaiane, con le magliette multicolori, magari all'ultima moda, si presenteranno così, e noi non le coglieremo, perché avremo la sensazione distorcente che il punto d'ordine, il tentativo di mettere ordine, può associarsi paradossalmente e terribilmente anche con voci di libertà. E questo è il punto difficile e molto insinuoso in cui noi ci troviamo. Detto questo, e ripeto, mi auguro che ci sia una risposta, perché bisogna rispondere fortemente a tentativi di questo genere. Io volevo fare un ragionamento sulla democrazia. Il titolo è Crisi della democrazia, democrazia, libertà e uguaglianza. Volevo fare un ragionamento su come personalmente vedo, attraverso varie riflessioni e studi, la democrazia oggi, come va concepita. E per fare questo io volevo partire da uno studio, da ripresa di un autore che in realtà operava negli Stati Uniti negli anni 50, molto noto allora, si chiamava Lewis Mumford, era molto amato dagli architetti, soprattutto dagli urbanisti, ha scritto tre volumi, un grande libro che si intitola La città della storia, e a un certo punto in questo bel libro Lewis Mumford fa un parallelo che a me sembra rilevante, ma insomma comunque è intrigante. Mette a paragone due città, una storica e una immaginata, utopistica. Le due città sono la Venezia medievale e l'altra città si chiama Maurote, che sarebbe la capitale immaginaria dell'isola di Utopia, o di Utopia, o di Utopia, di Tommaso Moro. Quindi situazione più o meno contemporanea, fra l'altro. E dice, appunto, mette a confronto appunto Venezia e Amaurote. La città storica, così come si configura fra la fine del Medioevo e gli inizi del mondo moderno, è la città ideale, una delle 54 presenti nell'isola di Utopia, così come è immaginata appunto da Tommaso Moro, da Thomas More, nella stessa epoca. Ora, di Venezia, era una Venezia ricca e corrotta, splendente, di Venezia Mumford mette in luce l'organizzazione logistica fondata sulle zone, quindi, ma non si nasconde lo stato della politica. Cito: l'organizzazione politica si fondava su una combinazione alla lunga disastrosa di violenza e di segretezza. Per i suoi governanti l'utilizzare spie
e il far commettere omicidi in segreto erano sistemi di controllo accettati comunemente. Questo regime deve avere impacciato ogni sorta di lavoro onesto, di schietta opinione e di collaborazione fiduciosa, e aver fatto perdere la testa ai detentori del potere, come accade ancora oggi in ogni sistema totalitario, a forza di fantasie e allucinazioni morbose. Abbiamo visto, e questo è un punto, anche in un regime ufficialmente democratico come il nostro in America, siamo negli anni 50 più o meno, che ogni gruppo che agisce in segreto, sia esso l'Atomic Energy Commission, il National Security Council o la Central Intelligence Agency, la CIA, insomma, per le sue stesse condizioni di funzionamento perde prima o poi ogni contatto con la realtà. Si incomincia con sopprimere ogni forma di opposizione critica, siamo nelle fasi del maccartismo chiaramente in America, e si finisce con l'eliminare la verità e qualsiasi alternativa alla linea politica stabilita, per quanto possano esserne evidenti gli errori pazzeschi i progetti e fatali le conseguenze. Questo è il quadro. Diamo a Aurote, la città situata nel centro dell'isola di Utopia, Manfred denuncia la monotonia, l'uniformità esteriore. Essa è uguale a tutti gli altri 54 insediamenti dell'isola. Cito: stessa lingua, stessi costumi, stesse leggi, stessa apparenza esteriore, senza alcuna varietà nella forma urbana, nella foggia degli abiti, nei colori. E questo è il fatto nuovo: standardizzazione, irregimentazione, controllo collettivo. Il grigiore delle comunità quacchere o delle prigioni. Si può davvero parlare di eutopia, cioè topo si può dire luogo, è un buono, di buon topo, di buon luogo? Tuttavia, se questo squallore dell'uniformità esteriore, che annuncia un aspetto della modernità, rende l'isola di Utopia assai poco attraente e, aggiungo, molto noiosa, specie se messa a confronto con lo splendore di Venezia, d'altra parte, si domanda Manford, chi scambierebbe il decoro civico di Amaurote con l'occhiuta tirannide, l'ammorbante sospettosità, le minacce contro l'individuo, le proditorie aggressioni e gli omicidi che erano alla base dei prosperi commerci e delle splendide opere d'arte della città lagunare? La domanda naturalmente è retorica. Lui negli anni 50 diceva che sicuramente sarebbe stata scelta Amaurote. Quel che descrive Manfred a proposito della Venezia medievale, io penso, possa essere facilmente adattato alle metropoli e alle città di oggi, ingrandite, ma luci, splendore, spettacolo, ricchezza, convivono con violenza, corruzione, povertà, sporcizia, indifferenza, solitudine. Quasi tutte le città stanno diventando così, più o meno. New York è splendida, ma New York convivono le spazzature, gli homeless, alberghi 5 stelle, come se fosse la cosa più normale del mondo. E poiché la signora Thatcher ci ha detto che non vi sono alternative e tutti le hanno creduto, questa orrenda e sinistra simbiosi tra ricchezza e povertà, violenza e diritto, folla e solitudine, sembra l'unica possibilità di convivenza sociale e umana non solo nel presente ma anche nel futuro. L'utopia di Tommaso Moro era noiosa, puritana, omologante, grigia, ma almeno aveva un senso che ora è stato nascosto artatamente: dare senso critico per contrasto all'esistenza, all'esistente. Cioè, era un aspetto critico, non è che andava preso di peso come un modello su cui via, nessuno vorrebbe vivere in una città così noiosa, tutto omologata, però ti permetteva di avere senso critico, cioè di vedere un contraltare. Un'alternativa ci doveva e ci poteva essere, magari non quella noiosa prospettata da Tommaso Moro, che tuttavia assicurava una possibilità, cioè quella appunto di uno sguardo critico esterno alla realtà così come si presentava. Non era detto che il futuro avrebbe dovuto essere come il presente. Le alternative erano possibili, sognarle e immaginarle
una necessità. Manfred evidenzia assai bene un aspetto importante dell'utopia: il suo riflettere, nello stesso tempo il suo annunciare una dimensione della storia dove c'è posto, attenzione, per l'inattuabile e l'irrealizzabile. E dove, soprattutto, l'inattuabile e l'irrealizzabile offrono, per contrasto, una luce critica per vedere l'attuale irrealizzato. L'abbiamo perso questo. Senza l'inattuale e l'irrealizzabile è difficile che vi possano essere l'attuabile e il realizzabile. Ma quello che sta accadendo è proprio il contrario. Ciò che è attuabile e realizzabile si configura come quello che è già attuale e realizzato, cioè come una possibilità al massimo di una crescita, ma nemmeno di una crescita di ciò che è, quindi con tutte le contraddizioni e con tutti i difetti, oppure con l'illusione che possiamo tamponare inseguendo questa condizione che è splendida da un lato e devastante dall'altro: inquinamento, condizione ambientale, sfruttamento, aumento del gap fra ricchi e poveri, che è diventato esponenziale, è diventato quasi incontrollabile, cioè tutti elementi che dovevano essere superati, che si pensava si dovessero in qualche modo superare, che in realtà si sono addirittura aggravati. Così vengono a mancare due momenti fondamentali: il senso della critica e un altro punto decisivo che si è perso, il senso del progetto. Noi non siamo più in grado di fare progetti capaci di essere davvero alternativi, magari realizzabili, ma alternativi, cioè un mondo altro è possibile. Non siamo più capaci. Noi semmai possiamo immaginare una situazione presente più o meno aggiustata, con l'illusione di poterla più o meno aggiustare e riparare, e i risultati si vedono, si peggiora continuamente. Quindi oggi, alla domanda di Manfred, chi scambierebbe il decoro civico di Amaurote con l'occhiuta tirannide di Venezia, io temo che la risposta generale sarebbe Venezia. Oggi si sceglierebbe Venezia, si sceglie Venezia, siamo tutti convinti che non ci sono alternative e che l'unica condizione è Venezia, modello naturalmente, cioè una città splendida e corrotta. E ci illudiamo di poter prendere lo splendore di Venezia togliendo la corruzione, ma sono due cose connaturate. È questo che spesso non si vuole cogliere, non si può cogliere. C'è un dato connaturato in questo. Non sto dicendo che bisogna, come dire, eliminare lo splendore di Venezia. Sto dicendo che però bisogna cambiare prospettiva, modello, punto di vista. Chiaramente. Non so se avete visto il film Perfect Days. A me è piaciuto moltissimo. È la storia di si svolge a Tokyo, la storia di un giapponese la cui attività è quella di pulire le toilette pubbliche di Tokyo. Questa è la sua attività. È un uomo analogico, rifiuto il digitale. E la sua vita è l'esatto contrario di quella che siamo invitati a fare in questa società. Cioè, mentre noi siamo invitati a fare in questa società una vita in mezzo all'abbondanza, e a desiderare, e a crescere, e a avere, a non fermarci mai, proprio a non avere, proprio la bulimia del dovere avere a tutti i costi qualcosa, viviamo in mezzo alle merci, alle vetrine, è una continua spinta verso desideri su desideri su desideri, e siccome i desideri non si possono soddisfare, rimaniamo sempre insoddisfatti in questa crescita di desideri e giriamo in questo tipo di torsione, diciamo così, senza via d'uscita. Chi è quest'uomo? Quest'uomo vive nelle periferie di Tokyo, negli anfratti
che è la città trafficatissima, della città si vede solo il traffico, non si vedono i monumenti, le cose belle, proprio la condizione della quotidianità la più trafficata. Eppure quest'uomo, in tutta questa situazione, è l'opposto di colui il quale vive di insoddisfatto di abbondanza, è l'esatto contrario, lui sottrae, lui riduce, e in questo ridurre riesce a vedere il bello anche in cose di cui noi non vediamo il bello, riesce a vivere questa sua vita, che è una vita complessa, fatta di contraddizioni, anche di problemi. Ha un contatto con la nipote e con i giovani della nuova generazione, e quindi c'è tutto un confronto tra la musica degli anni 80, bellissima tra l'altro, che lui utilizza, che tutti conosciamo, che lui utilizza con le cassette, e i più giovani che invece naturalmente utilizzano lo smartphone, chiaro. C'è un dialogo estremamente interessante, e c'è un discorso, secondo me, non proprio colto, sul lavoro. Perché c'è un atteggiamento positivo sul lavoro, non c'è il discorso del rifiuto del lavoro. Questo non porta questo personaggio a essere schiavo del lavoro perché ha un atteggiamento positivo, al contrario. Lui quando ha da dire le cose le dice, quando c'è da scontrarsi si scontra. Però per lui il lavoro, che è un lavoro tra l'altro che ha a che fare con il bene pubblico e con il bene comune, sono le toilette pubbliche della città di Tokyo, o di una parte della città di Tokyo, riesce ad avere questo atteggiamento positivo. Ecco, lo trovo interessante perché non a caso poi probabilmente è giapponese e non occidentale tutto questo, perché questo personaggio ha un atteggiamento positivo senza essere puritano. Per noi l'atteggiamento, diciamo, di sottrazione è quello puritano. Cioè tu non fai, tu digiuni, tu non devi accettare, ma è spesso moralistico. Lui non è moralista, fa la sua vita, ma la accetta, riesce a fare, mangia, vede un albero e ci fa la fotografia perché l'albero è bellissimo, vede i particolari del bello anche laddove nessuno lo nota. C'è questa dimensione. Ecco, penso che dovremmo riflettere sul tipo di essere di uomo che è questo. Per noi, perché noi non riusciamo a essere questo, non ci riusciamo nemmeno minimamente, noi siamo l'opposto, noi siamo coloro i quali in questa società sfuggono alla noia, sfuggono alla malinconia perché la ritengono una cosa negativa, perché subito la identificano con la depressione, e non è così. La malinconia è una condizione di persone sane, e anche la tristezza. Ma siccome noi viviamo in una società, magari democratica sì, ma dove l'idea di fondo è quella per cui l'infelicità è una malattia, per cui si cura, magari così favoriamo l'industria farmacologica, si cura con le pillole, l'infelicità è una malattia, per cui se tu hai una sofferenza personale comunque, sei malato o devi essere curato in qualche modo, ecco. Siccome viviamo in questa società, noi viviamo in una società dove non abbiamo tempo, e questo va contro la democrazia, non abbiamo tempo di poter pensare a noi stessi come tempo allungato, come tempo rallentato, come tempo anche noioso, perché in realtà siamo continuamente immersi, con i social ancora di più, ma non è colpa dei social, Questo problema è sempre esistito dai tempi antichi, quindi non è una novità. I social sono molto potenti, cioè il fatto che tu hai bisogno di immergerti per sfuggire a te stesso continuamente in qualcosa, quella che io chiamo la cultura della dipendenza, perché non c'è nessuna differenza tra questo e l'uso delle droghe, dal punto di vista concettuale, sia ben chiaro. Cioè tu hai bisogno sempre di più per poter essere a posto, per avere la vita, e soprattutto perché finalmente riesci continuamente a sfuggire a te stesso. Si arriva alla depressione, infatti, si arriva al panico, si arriva alle patologie, effettivamente ci si arriva in questo caso, perché non c'è una cultura della condizione sana, di quelle condizioni che sono quelle umane, legate alla tristezza e alla malinconia.
cioè quando tu cominci ad acquistare il senso del limite di te stesso, ti rendi conto che non sei onnipotente, che sei mortale, che non potrai vivere in eterno, che quindi devi considerare i rapporti fra passato e futuro in una dimensione in cui il tempo finisce. E non è vero che si ripete sempre uguale a se stesso. Hanno a che fare con la democrazia, ma io penso tantissimo, perché noi non, il problema della democrazia non è soltanto, e questa è cosa che volevo dire, soltanto una questione politica, e ancor meno non è soltanto una questione istituzionale. Noi perderemo la democrazia sul piano politico, sul piano istituzionale, se perdiamo l'aspetto sociale ed esistenziale dell'essere democratici. Ed è quello che sta succedendo, a mio parere. Ora, volevo dire questo semplicemente perché se noi volessimo fare per esempio un paragone fra la democrazia antica e la democrazia moderna, che secondo me ci dice un sacco di cose, la democrazia era un paragone che per esempio aveva fatto un grande storico inglese, insomma inglese, americano, insomma inglese, Moses Finley, che era uno studioso ebreo molto, molto importante, aveva lavorato, io ho conosciuto. Lui ha scritto un saggio molto bello, La democrazia degli antichi e la democrazia dei moderni, e dice, per Aristotele, l'uomo era per natura un essere non solo destinato a vivere in una città-stato, ma anche un essere domestico e comunitario. Ci riguarda questa cosa. Vorrei suggerire, sto citando, che questo senso comunitario, rafforzato dalla religione di Stato, dai miti e dalle tradizioni, fu l'elemento essenziale del successo pragmatico della democrazia ateniese. Né l'assemblea sovrana con l'illimitato diritto di partecipazione, attenzione, né le giurie popolari, né la selezione dei funzionari per sorteggio, né l'ostracismo, avrebbero potuto impedire da una parte il caos e dall'altra la tirannia, che sono i due grandi rischi sempre quando siamo un sistema democratico, se in seno al corpo dei cittadini non ci fosse stato quell'autocontrollo capace di contenere il comportamento collettivo entro certi limiti. L'autocontrollo, specifica Finley, differisce molto dall'apatia, che letteralmente significa assenza di sentimenti, insensibilità, qualità che non possono essere ammesse in una vera comunità. Ora, vale la pena in questo caso di contrapporre la polis greca, cioè la città greca, alla polis moderna, non certo per riproporre anacronisticamente il mondo antico, ma solo per operare una comparazione che può aiutarci a vedere con occhio critico la nostra contemporaneità. Quando Finley assegna la capacità pragmatica della democrazia greca al legame fra polis, e questo è l'elemento centrale, quella che in greco si chiama koinonia, che possiamo tradurre abbastanza, insomma, abbastanza bene, tutto sommato, con comunità, ci sta suggerendo che una democrazia si regge nella sua essenza solo se si mantiene un legame simbiotico fra il lato istituzionale politico e il lato comunitario e sociale della vita cittadina. Mi verrebbe da aggiungere anche cooperativo, poi ci torno se ce la faccio. Se le norme e le leggi non si legano alla vita sociale del territorio, fatta di costumi, abitudini, tradizioni, senso di appartenenza, i rischi sono i tre punti che caratterizzano, a mio parere, fra gli altri, la democrazia attuale, e sono la scarsa partecipazione, che è stato accennato, l'ignoranza pubblica, l'apatia politica. Di più, in un mondo come il nostro, dove l'individualismo si traduce quasi patologicamente in solitudine, in isolamento, autoreferenzialità e narcisismo, le norme e le leggi finiscono con il diventare sostitutive delle relazioni sociali comunitarie. Faccio un esempio banalissimo, ma la cosa si sta diffondendo. A scuola,
la fine del rapporto fra genitori, la fine del rapporto fra genitori e insegnanti viene sostituito dalle regole e dalle leggi. Cioè, proprio, si è creata proprio una sostituzione. Non che non ci vogliono le regole e le leggi, sia ben chiaro, ma quando diventano sostitutive, allora sì, c'è il problema. Se io mi devo sempre rivolgere a un avvocato o penso di rivolgere a un avvocato per tutelarmi dall'insegnante, o l'insegnante si deve tutelare, ma questo anche nella sanità, se un medico si deve, cioè che, qual è il senso di tutto questo? Certo, il diritto è salvo, ma c'è chiaramente un malessere, nel senso che questo è il segno, quando è un eccesso, che la comunità si è disgregata, non c'è più fiducia, non c'è più discrezionalità, tutto si sfalda e allora il diritto non è più l'espressione di una comunità a cui si rapporta, si può anche contrapporre, ma si rapporta, ma è sostitutivo. E questo diventa un problema. È vero che siamo connessi con l'intero pianeta, ma è anche vero che nonostante ciò siamo paradossalmente più isolati di prima. Riflettiamo su questo paradosso. I sociologi già lo dicono da tanto tempo, usano i termini isolati e connessi. Cioè io magari mi alzo, mi attacco al telefonino e mi posso attaccare in 30 secondi, se funziona il wifi, ma mi posso attaccare in 30 secondi con un mio amico della Patagonia. Quindi non c'è problema, è una cosa straordinaria, sia ben chiaro. Il problema è che questa cosa però anche qui diventa sostitutiva, perché per poterti collegare e connetterti non ti accorgi della persona che ti sta vicino. Gli scenari li vediamo tutti i giorni dappertutto, qualunque fermata dell'autobus e tutti stanno a guardare il telefonino che cammina per strada, è proprio un'immagine assolutamente dominante e inarrestabile. Se lo facciamo tutti, non è che è potentissima. Ma questo fa sì però che è il segno del fatto che noi stiamo perdendo l'elemento di prossimità e l'elemento di comunità. La domanda è, perché spesso si fa il discorso, come dire, sui social, la colpa è tutta dei social. Io non sono di questa opinione. I social ci sono, è inutile fingere che sono una cosa fondamentale, non ha senso tornare indietro. Non c'è bisogno di fare, anche se si può fare, come il protagonista del film di Wenders, diventare analogico, non c'è bisogno di questo. Si tratta di come tu governi il rapporto tra social, territorio e comunità. In una società come la nostra, fondamentalmente fondata sul consumo, fondamentalmente fondata sul dominio totale del consumo e delle merci, questa cosa si sta sgretolando, questo è evidente. Tutto è mediato dalle merci e dal mercato, al punto che la società appare soltanto come un semplice mezzo per i fini privati degli individui. Peggio, che gli altri appaiono, anche gli altri individui appaiono come un mezzo per i tuoi fini privati. Oggi c'è un rapporto che crea malato, patologico. Tu sei ossessionato dal successo e quindi non vedi l'altro, anzi l'altro lo vedi come tuo potenziale concorrente e nemico. A scuola si fa pochissimo per intervenire su questo, perché si immagina che la scuola per esempio sia un sistema di apprendimento di nozioni e non il terreno principe per la formazione delle persone e soprattutto del loro senso critico. Questo si è perso perché la linea è tutta un'altra, efficienza, efficacia, cioè il modello che sta dominando e che domina è quello che possiamo chiamare aziendalista. Allora io volevo dire una cosa sull'aziendalismo, come diceva un'amministratrice delegata importante della Toscana in un convegno che ho fatto con lei rispondendomi, grande lucidità e chiarezza, diceva, vedi, se c'è l'azienda non ci può essere democrazia, se c'è democrazia non ci può essere azienda, perché l'azienda fondata sul mercato non regge la condizione della democrazia, l'amministratore delegato deve decidere velocemente senza tenere conto, perché deve rendere conto
soprattutto agli azionisti, non alla società. E questo dovrebbe fare riflettere. Nel senso che non, dovrebbe non tanto sul problema delle aziende, anche, ma non è tanto o soltanto questo, dovrebbe fare riflettere sul fatto che questa società sta diventando un omologon o un doppio del modello aziendale. Tutto sta diventando aziendale, compresa le scuole di sanità, cioè sistemi che non dovrebbero avere a che fare con la dimensione aziendale, perché non dovrebbero produrre profitto per azionisti. Ma è quello che sta accadendo e che accadrà. Preparatevi ad avere un pronto soccorso privato, non ci arriveremo presto. Riflettiamoci, perché questo ha a che fare con la democrazia. Non è vero che non ha a che fare, non abolirà la democrazia, non toglie la democrazia, ma ha bisogno di una democrazia che è completamente diversa da quella che noi immaginiamo, e cioè ha bisogno di una democrazia che ha questi tre caratteri fondamentalmente, cioè scarsa partecipazione, apatia politica e ignoranza pubblica. Questi tre elementi non me li sono inventati io, sono una teorizzazione fatta dai sociologi addirittura negli anni 50, particolarmente da Schumpeter, da Lipset e da altri, i quali dopo la seconda guerra mondiale si sono posti in modo anticipato e lungimirante dal loro punto di vista come può funzionare una società democratica che però è anche una società di massa. E siccome per loro il modello di una società democratica di massa deve essere legato strettamente all'idea della circolazione dell'elite, quindi di elite che circolano e quindi restano come elite, non è che è un avvicendamento fra elite, non un avvicendamento democratico, allora per far funzionare questo tipo di sistema, ripeto, era teorizzato 50 anni fa, no, di più, 70 anni fa era teorizzato, per far funzionare questa, la democrazia ha bisogno di scarsa partecipazione, ignoranza pubblica, apatia politica. Riflettiamoci, non sta succedendo, non è successo questo, tutto questo non si è realizzato soprattutto ora, dove la partecipazione, ormai lavoriamo con le statistiche per vedere di quanto scendiamo a percentuali. L'ignoranza pubblica è nota perché non gliene frega più niente, l'apatia politica è diffusissima, perché ormai nessuno fa più politica, ciascuno fa altro, la politica soprattutto è cambiata da questo punto di vista perché non è più partecipazione sociale, forma di conoscenza al cambiamento. La politica è amministrazione del potere oggi, soltanto questo, e quindi essendo questo, noi ci troviamo dove, in che tipo di situazione? Questo è un punto su cui bisognerebbe riflettere, a mio parere, non si risolve su due minuti. Ci troviamo in una situazione, alla fine, secondo me, in modo avventuroso, voluta da tutti, tale per cui la politica è diventata pura amministrazione del potere, ma questo è stato favorito dalla trasformazione dei partiti. Perché oggi i partiti come funzionano? C'è un nesso stretto, lo dice anche la Costituzione, quindi è un nesso stretto fra politica, partiti e democrazia. Come funzionano oggi i partiti rispetto a prima? Uno non ci pensa, funziona in modo arcaico, non in modo avanzato, funziona nel rapporto leader-plebe. La plebe che vota è il leader che viene nominato. Funzionano così, cioè funzionano in modo esattamente, più o meno esattamente allo stesso modo con cui funziona l'elezione alle cose istituzionali. Ma qual è il problema? Prima avevo detto che si è perso il senso critico e anche il senso del progetto. Uno dei grandi problemi rispetto al mutamento della politica oggi è l'impossibilità o l'incapacità, ma l'impossibilità di progettare, perché tu non puoi più fare progetti a lungo termine, perché i progetti che puoi fare oggi, poiché la politica è identificata con i tempi istituzionali, sono progetti che puoi fare soltanto in rapporto agli anni in cui tu sei eletto. Mentre quando c'erano i partiti
che duravano 30 anni di più rispetto alle elezioni istituzionali, era possibile immaginarsi progetti lunghi, oggi a livello politico è pressoché impossibile. Ci si pensa, guardiamoci intorno e si vede che è finita. Perché? Perché un rappresentante istituzionale, tipo un deputato, uno che viene, qual è il suo problema? Di fronte a che cosa si trova? Si trova di fronte alla stessa situazione, secondo me, in cui si trovava, scusate il paragone, il rapsodo della Repubblica di Platone. Cioè, chi è il rapsodo? Il rapsodo è il mimetico. Cosa fa il mimetico? Il mimo. Cosa fa il mimo? Adatta la sua capacità a ciò che vuole il pubblico, perché vuole compiacere il pubblico. Era una cosa che Platone detestava, infatti. Che sempre nella dimensione, tra il sangue Goethe e anche altri, hanno posto continuamente questo problema: l'arte deve compiacere il pubblico oppure si deve mantenere in un rapporto diverso, cioè deve mantenere una sua coerenza. Il politico oggi in generale, bravo o cattivo che sia, buona intenzione, si trova di fronte continuamente a questo tipo di problema, perché si deve sempre domandare: se io faccio questo probabilmente non verrò eletto, e anche se è con buone intenzioni è costretto a rifletterci, perché magari quello che vuole fare o il mandato che ha avuto non lo può portare avanti. E però nello stesso tempo, perché non c'è una sponda politica che garantisca la lunghezza del tempo di un progetto? Questo è stato il risultato del mutamento della crisi politica. Qui l'età media è piuttosto alta, non è casuale, tutti veniamo da una generazione in cui sappiamo, non che erano delle cose fantastiche i partiti, però avevano una condizione che oggi i partiti non hanno più, erano radicati sul territorio socialmente. Non è che si facevano le feste popolari e le facevano i partiti per qualche motivo, perché c'era un segno potente di radicamento sociale, nei termini di Filli, radicamento comunitario. Erano forme in cui tu rafforzavi la tua appartenenza rispetto a un progetto, che fosse un progetto cattolico, un progetto comunista, ma comunque era qualcosa che immergeva le persone, le faceva muovere rispetto a un futuro. Oggi tutto questo è sparito, non ce ne siamo neanche accorti, perché siamo troppo affannati a discutere della questione del giorno dopo. E invece, secondo me, da questo punto di vista dovremmo riaprire una forte discussione sui temi della comunità, a mio parere, del rapporto fra comunità e polis, se vogliamo, fra comunità e politica. Non sto dicendo che dobbiamo ripetere, dovremmo anche ripensare le forme politiche, perché le forme politiche sono un vero disastro e secondo me queste forme politiche minano la democrazia nel senso vero della parola. Pur mantenendone la parola, a mio parere, minano il linguaggio, certo minano il linguaggio, e però poi ci troviamo in una situazione che è quella che conosciamo. Non è che i progetti non ci siano, ci sono, ma li fanno le grandi aziende, cioè i privati guardano il futuro. E poiché le fanno le grandi aziende, questo produce, in qualche caso cose positive, ma in molti casi inevitabilmente danni, perché per esempio dal punto di vista ambientale questo porta, in che società viviamo oggi? Ora non si usa più questa parola, perché è considerata, se uno la pronuncia, sempre un elefante nel negozio di porcellana, perché siamo ridotti ormai a questo. Viviamo nel capitalismo, non si dice più, non si sa perché non si dice più. Beh, è una cosa molto italiana questa, negli Stati Uniti uno usa il capitalismo come se fosse in Canada normale, qui invece sembra che sia una cosa da maleducare, cioè qualcosa di strano usare. Il capitalismo è il sistema in cui viviamo, e il sistema capitalistico come è fatto, buono o cattivo che sia, se prevalgono le grandi aziende senza tamponamenti di qualunque cosa, i progetti portano inevitabilmente a condizioni di inquinamento, perché gli interessi specifici
legate al fatto che tu devi fare crescere a tutti i costi il profitto, e oggi devi rendere conto agli azionisti, quindi non devi guardare, è chiaro che non ti puoi porre un problema ambientale. Notate, lo sto dicendo mentre voi sapete, come lo so io, che non c'è pubblicità che non sia diventata ecologica, l'avete notato? Sospetta la cosa. Tutte sono sostenibili, i prodotti alimentari, automobili, qualunque cosa è sostenibile. Ma è una storia, è come le automobili elettriche. Sono meno inquinanti, ma nessuno si è posto il problema di dove buttiamo, vabbè, lo sanno tutti, le batterie. Il capitalismo funziona così. Ecco perché c'è un problema. Nel senso che se il bene comune è un mezzo per i fini privati, e questo avviene in grande, inevitabilmente noi, ecco, le politiche un po' generiche del tipo dobbiamo essere noi più, dobbiamo essere, intendiamoci, più responsabili singolarmente, certo che dobbiamo essere, ma lasciano un po' il tempo che trovano, anche se sono giuste, nel senso che qui ci vuole una politica che individui proprio nelle modalità del capitalismo che cosa significa oggi per esempio l'inquinamento. Aggiungo, poi mi fermo. Questo vale anche per l'eguaglianza. C'era una volta, mi fermo qui, vale anche per l'eguaglianza perché? Perché le diseguaglianze sono aumentate in modo forte. L'operazione della Thatcher esprimeva una rivoluzione tecnologica da parte del capitalismo, che è tipica del capitalismo, fortissima, che ha smantellato le fabbriche e quindi ha praticamente disseminato la forza lavoro senza concentrarla più, e questa è stata chiaramente una condizione per cui la forma di cooperazione che viene sfruttata oggi non è più quella di una volta, non avviene in un grande luogo, in una grande fabbrica, oggi una macchina la puoi assemblare in 5 posti del mondo, non è più anche un vestito, lo puoi fare e lo fai, quindi non è più quello, quindi ci vorrebbero delle forme di, come dire, consapevolezza e coscienza politica e sociale adeguate alla situazione chiaramente attuale. Ma quello che è cambiato soprattutto e che ci pone problema da questo punto di vista, sia rispetto all'eguaglianza sia rispetto all'ambiente, è quello che diceva Luciano Gallino, che era un sociologo che aveva lavorato con Olivetti, il quale era venuto anche a Pisa con una laurea e fece una bellissima lezione, non lo ricordo, a parte le cose che faceva, in cui lui giustamente diceva: ai tempi di Olivetti l'imprenditore, quindi siamo in pieno capitalismo, niente di, l'imprenditore si sentiva di avere una responsabilità sociale. Infatti uno come Olivetti ebbe 14.000 occupati, cioè, era un faro del mondo, è qui benissimo, un faro del mondo a livello tecnologico. Voi sapete che era anche avanti sul piano dei computer, fece anche a Pisa, e poi la Fiat riuscì a svenderla all'IBM, che era prima copiata dall'Olivetti, fu un'operazione politico-economica molto forte. Adesso l'imprenditore, insomma, o quello che è l'imprenditore, ma soprattutto l'amministratore delegato, parliamo di aziende, non deve rendere conto, non ha più il problema della responsabilità sociale, ha il problema della responsabilità nei confronti degli azionisti. Quindi si muove secondo un criterio che non può prevedere, a meno che non sia contrastato, governato o ben contrastato, non si muove nell'ambito dell'interesse sociale, ma si muove nell'ambito dell'interesse dei profitti. Ora, vedete, per il capitalismo, io lo dico sempre, per il capitalismo vendere la Bibbia e vendere profilattici non c'è differenza, cioè c'è la differenza soltanto sulla base del profitto che ti può dare, ma non c'è differenza. Questo, come dire, ci dice che in realtà il capitalismo è laico, non si pone problemi. Se il sesso rende, si vende sul sesso,
Se invece rende la mistica religiosa, si vedono i libri del Buddha, si vede la Bibbia, non c'è un problema da questo punto di vista, c'è una laicità, e però per noi è un problema, nel senso che questa laicità è determinata dalla primato, dell'elemento primario del profitto, che va contro l'elemento comunitario e sociale delle persone, oltre che dei livelli di eguaglianza. Che cosa voglio dire in sostanza? Che se noi non ritorniamo a riaprire il discorso sul piano economico-sociale, sulla questione dello Stato sociale, che oggi viene rifiutato da tutti, voi capite che stanno smantellando lo Stato sociale, che era stato quelli che oggi vengono considerati gli oscuri anni 70, furono gli anni in cui si ottennero tutte le conquiste sociali possibili e immaginabili, oggi smantellate tutte, non solo l'aborto e il divorzio, ma lo stato di famiglia, il diritto del lavoro, la riforma sanitaria, perfino la scuola, la riforma della scuola, ora tutto più o meno trascinato e smantellato, perché c'è l'idea che lo Stato deve essere minimo, perché lo Stato era corrotto, perché lo Stato era assistenziale, ma senza Stato sociale noi corriamo il rischio di trovarci in una società di diseguali in modo forte. E la domanda è, in una società così fortemente di diseguali, di ricchi, di pochi ricchi e di molti poveri, può veramente essere una società democratica? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Grazie. Fare le conclusioni, se però visto che non c'è Bruno Cossenti, qualche breve intervento, poi il professor Jacopo deve andare, prego. Si preme qui. Buonasera, Confrido Caverni, sono un dottore commercialista a Bugnano. La ringrazio e ringrazio tutti per questa bellissima conferenza di grande spessore. Mi preme però fare una riflessione, caro professore, che dissento da quello che lei ha detto dell'azienda. Dissento per una questione, cioè l'azienda, lei dice, non può essere democratica. Io le posso dire il contrario. L'azienda deve essere democratica e deve avere dei valori etici e morali. E in particolar modo per uno elemento essenziale dell'azienda stessa, che è la forza lavoro. Se lei non rispetta la forza lavoro, si trova in grandi difficoltà. Vi voglio dire anche questo: mio figlio si è laureato in italianistica all'Università di Pisa, ha fatto una tesi trascrivendo un manuale francese scritto in gotico, che sono le profezie di Merlino, e quel testo si trova nella biblioteca pubblica a Zurigo. Il suo professore Maurizio Cini gli ha fatto trascrivere questo testo e gli dico: professore, io ho visto il gotico, per me era arabo, sono 150 pagine senza punteggiatura, tutto scritto, e lui doveva trovare anche i tre capitoli che lo contraddistinguono. L'ha trascritto in francese moderno e poi l'ha tradotto in italiano. Il suo professore le aveva promesso di avere qualche contatto e quindi poterlo inserire anche dopo per fare qualche assistenza. Purtroppo, pacta servanda sunt, non sono state rispettate. È stato costretto ad andare all'estero e sta lavorando in Portogallo. Tutto un altro tipo di settore, però questa sua formazione classica e umanistica l'ha fatto capire nell'azienda dove lavora, che sono tutte aziende telematiche, professore, che io stesso purtroppo sono abbastanza a digiuno, è riuscito a mettere in target un progetto che da 3 anni
non era in target, perché bene o male questo rispetto della persona umana, che me lo lasci dire, 2000 anni di storia, il diritto romano veramente è una garanzia per noi, e lo posso dire quando c'è nell'America, che lei ha citato, ad oggi non hanno ancora un servizio sanitario nazionale. Detto questo, mio figlio con questa formazione è riuscito ad avere questo tipo di situazione positiva. Allora io dico, e qui spezzo la lancia, vogliamo parlare di questa scuola, vogliamo parlare anche dell'università, professore, ve lo lascio dire, perché mio figlio è scappato perché il suo professore non ha mantenuto le promesse, e questo si fanno fuggire cervelli, non il mio figlio, tutti gli altri anche, e poi si fanno le leggi per farli rientrare e non si vuole invece fare qualcosa per mantenerli, e qui anche l'università e la scuola si deve interrogare, perché l'università ci sono, mi deve spiegare perché se l'infermiera la mattina non si presenta sul posto di lavoro, la pantera dei carabinieri va a vedere cosa è successo, perché il professore può saltare le lezioni, esclusi i presenti, e nessuno dice nulla, perché non si può guardare alla fine dell'anno cosa ha prodotto un professore? Altri interventi, però cerchiamo di essere più coerenti. Ora va bene che Piero Loni ha detto che c'è cena, ora però si può fare come cucciolino prima. Allora, aveva chiesto la mano prima Michelangelo e quella signora. Io mi posso mettere? Mi posso mettere? Se deve essere registrato ci vuole un microfono, sì. Se deve essere anche inquadrato. Ah, ecco, si può. Buonasera a tutti. Non urlare però, non urlare. Buonasera a tutti, io sono Michelangelo Roccella, mi trovo in una posizione molto comoda, e a parte gli scherzi, io rappresento il Movimento Federalista Europeo, Matteo aveva citato prima Spinelli, oh grazie, molto gentile, e a proposito della crisi della democrazia, brevissima cronaca, i giovani federalisti di tutta Europa faranno la campagna che si svolge ogni anno, che si chiama Democracy Under Pressure, che denuncia i degeneri autoritari in Europa e non solo, alla quale volendo possiamo aggiungere anche l'episodio che è successo stamani a Pisa e anche l'episodio scandaloso dell'anno scorso a Firenze. I tre valori che dovevamo discutere oggi sono stati ieri e rischiano di essere prosciugati oggi dall'attuale sistema internazionale diviso tra stati sovrani e quindi capaci di farsi la guerra. E proprio su questa sovranità militare i paesi si armano per difendersi o attaccare, il tutto a discapito di democrazia, libertà e uguaglianza. Basti pensare come viene gestita la spesa pubblica. Lo stesso Stato-Nazione, ehi, dove vai? Che è considerata la massima espressione possibile di comunità politica, nonostante ci siano fenomeni e problemi di portata mondiale. È un contesto come cittadini molto allenante in cui chi vuole fare qualcosa si sente impotente. Basti pensare a un giovane o non solo che si chiede cosa posso fare io contro i cambiamenti climatici. I federalisti propongono la creazione di una vasta comunità articolata come istituzione basata sull'effettiva pace in cui si dà e si deve dare la possibilità di sviluppare, non senza conflitti, la democrazia, la libertà e l'uguaglianza. Anche se c'è un occhio alle autonomie locali, va oltre il discorso territoriale, e qui c'è un pensiero mio. C'è anche la persona, il cittadino, che se non è democratico per convinzione, lo è per necessità. Io mi sento di quest'ultima categoria, se dovesse esistere. C'è un libro di Carlo Galli, dove nel retro della copertina c'è scritto: la sovranità e democrazia oggi sì. La sovranità, dunque, non è un termine proibito, negli anni scorsi era tutto strumentalizzato da certi schieramenti e respinto da altri perché, diciamo, per un discorso di avversione, bensì è un concetto che va maneggiato con cura e bisogna riappropriarsene e non limitarlo allo Stato-Nazione.
Ora, per quanto riguarda l'Italia, la situazione civica, insomma, è un caso a sé tra partitocrazia, Manuele Cencelli, che non è mai esistito fisicamente, e Tangentopoli. E quello che è venuto dopo, 30 anni fa, ha zombificato la politica tra liderismi apparentemente saporiti e dibattiti esasperati su questioni pluridecennali. Sembrerebbe quindi uno sforzo, un po' come togliere la crosta dopo la ferita, è una cosa che fa male, fa senso e quant'altro. Allora, sarebbe quindi uno sforzo di far capire che la politica va oltre quello che sentiamo in tutti i media, compresi i social network. Un esempio sono proprio quei ragazzi, non solo stamattina, ma anche i ragazzi di Fridays for Future. E mi piace pensare che ci sia una fame di questa politica potenzialmente condivisibile. In che senso? Questi sono ragazzi delle superiori. Sono studenti, stanno studiando, ma purtroppo nel modo sbagliato, cioè nel metodo nozionistico invece di un discorso. E quello che... cos'è che dicono sempre, il più delle volte? Noi manifestiamo affinché chi ci governa adottino politiche per esempio, contrastare i cambiamenti climatici. Perché loro, giustamente, hanno ancora da prepararsi a modo. Poi magari non è che vorranno per forza sempre fare politica nel senso stretto del termine. E secondo me questa fame di politica aspetta di essere adeguatamente, continuamente saziata. Ora, sono tutti discorsi un po' intrecciati, accatastati e quant'altro, però, visti i tempi, c'era un po' di forzatura fisiologica. Due considerazioni flash, che quando si sente parlare di capitalismo, come dice giustamente il professore, sembra di sentire qualcosa... Vabbè, sembra un concetto molto vecchio e polveroso, e poi quando si parla di transazione ecologica io mi sento molto a disagio, perché mi piacerebbe contribuire e viverla, però al momento, finché guido una macchina che fa benzina, insomma, è un po' un casino. Vi ringrazio. Grazie Michelangelo, cerchiamo di fare non relazioni, perché la relazione ha già fatto questo. Cerchiamo di fare delle domande, io volevo... Tant'è che quello lì si rompe, non purtroppo... Volevo semplicemente fare una comunicazione. Allora, è stato difficile oggi scegliere fra essere qui e essere a Pisa, però sapevo... ero consapevole dell'alto livello della relazione che il professore aveva fatto, per cui ho scelto di venire qui, e ha superato di gran lunga le mie aspettative, perché penso che sia stato veramente illuminante tutte le cose che hai detto. E mi auguro di poterla poi riascoltare con calma, perché vedo che è stata registrata, perché c'è da riflettere sulle cose, ha detto delle cose che sono fondamentali. Ma il cuore era a Pisa, e vi posso dire che Pisa sta reggendo. Pisa sta reggendo, sono pieni Lungarni, hanno chiuso i Lungarni, e vicino ai Brividi, perché veramente a Pisa queste cose non possono passare. I due erano state organizzate due manifestazioni, ma sono confluite in una stessa manifestazione. È piena anche Piazza dei Cavalieri, per cui un po' di speranza ci avrà per il cuore. Grazie, infatti qua ci sono centinaia. Grazie, questa parola cercherò di essere dolcissimo, volevo dire, è molto importante questo discorso sulla scarsa partecipazione, la fatica, l'ignoranza, che in realtà però non è una cosa di cui siamo coscienti da 100 anni, ma già i padri della rivoluzione americana erano molto chiari, non parlavano di democrazia, parlavano di repubblica, ed erano molto preoccupati che il popolo non pigliasse effettivamente il potere, che aveva creato il casino secondo loro. Non è un caso che all'inizio votavano solo i possidenti terrieri, poi poco a poco si è ampliato, erano molto preoccupati di questo. E in effetti non hanno mai costruito partiti come i nostri. Siamo noi che a un certo punto abbiamo imitato il loro partito, abbiamo perso tante cose. E non possiamo dimenticare, si parlava anche prima di Ampi che ha partecipato, eccetera, che io sono socio dell'Ampi, ma sono così, non partecipo molto, ma
La nostra resistenza non è semplicemente e non è soprattutto resistenza armata, è stata anche qualcosa di diverso, perché quando si costituiva, si creava una repubblica, pensiamo l'osso o cose del genere, che magari durava solo un mese, due mesi o 20 giorni, la preoccupazione principale non era come creare delle trincee per difenderla, ma che cosa farci dentro. Cioè la preoccupazione era che tipo di società vogliamo costruire. Lo stesso Pajetta, che noi pensiamo sì che era comunista, eccetera, centralismo democratico, tutto quello, il problema che si poneva è come fare sì che nelle terre che liberiamo tutti possono partecipare a pieno titolo a tutte le decisioni. E questa è la cosa fondamentale. E invece noi siamo arrivati a questa situazione. Però guardate anche, passo al discorso da Adele, qui chiudo, dell'azienda. Nell'azienda c'è stata una fase, e ovviamente Olivetti era in quest'area, ma anche negli Stati Uniti, in cui si era pensato che un'azienda dovrebbe essere un'azienda degli stakeholders, di quelli che in qualche modo hanno interessi, non degli shareholders, di quelli che la possiedono. Quelli che hanno interessi sono anche gli operai, sono anche il pubblico, sono anche quelli che in qualche modo partecipano. Come arrivare a questo? Domanda. Altri interventi dal pubblico, domande, breve riflessione, nessuno? No, volevo dire solo aggiungere Piero? No, solo che ha sfiorato, però ecco il discorso dell'azienda cooperativa, ecco questa sarebbe una riflessione secondo me da sviluppare, perché io tra l'altro ho avuto la fortuna di lavorare in Olivetti 40 anni, quindi conosco bene le strategie e tutte le attività dell'azienda anche a livello sociale. Ecco, però ora come mi occupo appunto di cooperazione, secondo me ecco, una forma di cooperativa potrebbe essere una forma che sviluppata, perché poi sono i partecipanti alla cooperativa che deve rispondere ai soci, come nel caso nostro, cioè il nostro sistema, per esempio, faccio un breve cenno, Unicoop Firenze ha un sistema duale, nel senso che c'è un gruppo che dirige, quindi la parte economica, e più c'è il consiglio di sorveglianza eletto democraticamente dai soci, dal 1.500.000 soci che sono i componenti da Unicoop Firenze, che poi dà gli indirizzi, diciamo, il Parlamento, e poi successivamente dà le indicazioni al governo per la gestione cooperativa. Ecco, questo e naturalmente con tutti i controlli necessari per far funzionare. Che è un'azienda, però non è noi diciamo sempre che è una cooperativa che deve rispondere ai soci. Per cui, quindi se fa troppo profitto, diciamo no, c'è qualcosa che non funziona, perché la cooperativa, oltre agli accantonamenti previsti, gli investimenti che deve fare, però non può produrre più di un certo profitto, perché altrimenti rientra in una logica capitalista. Quindi ecco, secondo me ha sviluppato il discorso della cooperazione, della cooperativa, anche se sono stati esempi negativi per cui hanno sciolto notevolmente questo aspetto, però può essere anche un concetto da portare avanti per nella funzione capitalistica di oggi. Devo dire solo questo. Zoppo. Una brevissima considerazione sulle parole del professore che mi ha colpito molto. Io ho trovato nella sua relazione anche di un libro tradotto in Italia di recente, che è Realismo Capitalista, di Mark Fisher. Mi piacerebbe sapere se il professore se ci ho colto, diciamo. E due considerazioni su quello che diceva Margaret Thatcher, no? There is no alternative, cioè ormai siamo calati in questo realismo capitalista e questo è il nostro orizzonte. C'è un'altra battuta fenomenale, purtroppo, di Warren Buffett, che è uno degli uomini più ricchi del pianeta, che lui disse: la lotta di classe esiste, il problema è che l'hanno vinta i ricchi, no? Ecco, forse allora ci muoviamo in questo quadro dominato dal capitalismo, è l'unico orizzonte di senso che abbiamo, il suo luogo è l'azienda, tutto è azienda, la sanità, la scuola, da ultimo
gli ultimi due baluardi del pubblico si stanno ormai completamente aziendalizzando, è ancora a tinte foschissime, foschissime. Il potere cresce, diventa ancora più potente, ai cittadini rimane l'impotenza, mi verrebbe da dire, no? Ecco, giocando su queste parole, e concludo, riprenderei quell'antica distinzione tra potestas e potenzia. La potestas, che riguarda il dominio e il potere dell'uomo sull'uomo, la potenzia, che è qualcosa che è più vicino al divino, che riguarda il possibile. Ecco, ce lo può suggerire un modo per recuperare il possibile? Allora, prima delle repliche del professore, Matteo Pardini, ultimo intervento. Ricordiamoci che il professore... Sì, solo veramente una piccola parentesi, perché tanti insegnanti erano qui stasera. Io vorrei dire, ho sentito parlare varie volte di scuola, e siccome tutti noi viviamo nella società, iniziamo a pensare la scuola come una componente della società. Se nutriamo la società, nutriamo la scuola. Non aspettiamoci dalla scuola che risolva i problemi del mondo solo perché... è quell'istituzione che deve educare. Noi riusciamo a educare laddove voi, e voi intendo noi come società, come cittadini, educhiamo insieme. Altrimenti vi posso assicurare che davanti al disgregarsi della società come avviene oggi, noi insegnanti vediamo il futuro, vediamo quello che sarà tra 20 anni, perché lo vediamo già disgregato. Vediamo questi ragazzi persi, questi ragazzi anche presi da quella malinconia che il professore diceva, che oggi si traduce in un picco di ricoveri nelle psichiatrie pediatriche. Professore Iacco. Intanto grazie per gli interventi. Dunque, la questione è l'azienda. Grazie perché mi permette di chiarire, sono stato molto drastico, ma avrei dovuto, non ho saltato questo passo, ma chiaramente distingo fra l'aziendalismo come una filosofia di un certo tipo e l'azienda, non pensi che siano possibili delle aziende dove c'è un rapporto, diciamo così, tra l'altro cooperativo. E questo lo dico per esperienza, perché nonostante un senso comune diffuso, i filosofi spesso fanno consulenze aziendali, quindi un po' di esperienza ce l'ho, perché ho avuto un rapporto con ho avuto parecchie esperienze da questo punto di vista, soprattutto con direttori della Unilever, che è l'azienda più importante di formazione per manager, quindi conosco abbastanza bene queste cose. Ho ceduto, nel senso che a me spaventa l'aziendalismo, cioè una filosofia è un modo di essere, non che pensi che non sia possibile, e alcune ne conosco, insomma, dove ci sono possibili rapporti. Non ho potuto sviluppare questa cosa, ma un tema secondo me importante per cogliere questo aspetto è il tema proprio della cooperazione. Abbiamo ripreso e discusso oggi il tema della cooperazione, ecco, perché l'elemento cooperativo è un elemento fondamentale, ci sono vari modi di fare cooperazione. Io per esempio sono molto sensibile, adesso può sembrare strano, ma io studio il gioco e il jazz, perché li ritengo due modelli possibili di cooperazione. Non sono solo io, me lo sto inventando io, c'è anche ovviamente di scuola. Però sì, sono due modelli possibili di cooperazione dove non c'è una gerarchia rigida legata a un comando, cioè legata appunto alla potestas piuttosto che alla potenza. Ecco. Quindi sarebbe bello fare una discussione, perché anzi forse andrebbe fatta una riflessione, non se ne parla quasi mai. Lo prendiamo in parola. Quindi potrebbe essere importante per capire meglio un po' come stanno le cose. Sulla questione, quindi sì, sull'azienda, insomma, questo è dato. Il modello americano chiaramente nasce da quello, hai perfettamente ragione, ma qual è il guaio? Che, come dire,
noi pigliamo le macchine usate e usurate, nel senso che abbiamo preso il modello americano che è stato, fra l'altro, la cosa curiosa è che se uno va a vedere storicamente tutte le nuove democrazie che si sono formate negli ultimi 50 anni non hanno mai preso il modello americano, soltanto noi adesso lo stiamo prendendo perché gli stessi americani lo ritengono un problema. Gli americani riconoscono il fatto che hanno due piaghe sociali che sono la scuola e la sanità, perché è così, e in più che hanno questa democrazia che le soffre chiaramente, che ha grossissimi problemi, insomma, questo è chiaro, quindi è un grosso problema per noi il fatto che stiamo rinnovando su una cosa che viene considerata tra l'altro fallimentare, ma non se ne discute, non ci sono luoghi, non c'è riflessione su una cosa di questo genere, cioè le cose scivolano come se niente fosse e ci ritroviamo. Sulla questione, non so se riesco, potestas e potenza, io a volte ho utilizzato Matt Fisher è un autore che a me piace molto, ne ho anche discusso, il realismo capitalista secondo me dice delle cose piuttosto interessanti, abbiamo modo di vedere, ne ho anche discusso parecchio, ce l'ho anche scritto, ho fatto vari riferimenti a Matt Fisher. Io di solito faccio una differenza tra potere e dominio, di più, fra relazione di potere e stato di dominio, che è una differenza che prendo da Michel Foucault, e però la ritraduco perché lui non l'ha mai sviluppata, nel senso che il potere non è un male, cioè non bisogna fare il discorso del noli me tangere, allora il potere è cattivo, ti contagi, il potere va esercitato e non è un male, diventa un problema, anzi la maggior parte delle relazioni umane nostre sono basate su relazioni di potere. Se vogliamo pigliare le tre relazioni fondamentali, genitori-figli, terapisti-pazienti e insegnanti-alunni, sono tre forme di relazioni di potere, ma funzionano se si modificano, perché le forme dell'apprendimento in questo caso hanno a che fare con una modifica. Se tuo figlio rimane un tuo clone, vuol dire che c'è un problema, se non si modifica la relazione a un certo punto e il genitore non si rassegna che il tempo passa per lui e che i figli per fortuna crescono, sto semplificando un po' ma per farmi capire, si crea che cosa? Si creano quei genitori famosi, quelli che citava Kant quando diceva il girello dei bambini, no? Ci sono i genitori che quando vedono che c'è il momento tirano fuori il bambino al girello e a costo di qualche caduta calcolata comincia a camminare, però ci sono anche i genitori che, e oggi è molto diffusa questa cosa, che appena vedono la prima caduta lo rimettono al girello, e noi viviamo in una società piena di girelli, e questo è lo stato di dominio, cioè lo stato di dominio è il tentativo di cristallizzare le relazioni di potere per dove sono. L'insegnante narcisista che vuole essere se stesso, il genitore che non vuole cambiare rispetto, cioè non vuole che il figlio cresca, il terapista che non tiene conto che il paziente, insomma, sono sicuramente, quindi, però il concetto di potenza, hai ragione, c'è qualcosa di più, perché implica il futuro, implica il possibile, e noi dobbiamo riprendere questa cosa del possibile, perché se, oltretutto, e finisco, ci permette, è una cosa a cui credo, di liberare l'immaginazione. Allora, io penso che immaginare, fingere, è una pratica di verità, non è un dire cugine. Fingo in latino significa creare, produrre, formare, costruire. Quindi se io e noi fingiamo, sempre i bambini fingono, cioè che fanno finta, ecco perché mi interessa parlare di gioco, cioè giocano, cioè mettono in scena, mettere in scena non è un male in sé, non è un falso, un imbroglio, è un modo di essere, diventa un imbroglio se accadono determinate cose, e quindi fingere significa liberare l'immaginazione, pensare che ci sono dei mondi possibili. Non importa se li realizzano. Io penso che essere adulti, ho sempre pensato questo, non significa, cioè fondamentalmente cosa significa essere adulti?
significa cessare di sognare? Secondo me no. Essere adulti significa riuscire a trovare un equilibrio fra ciò che hai sognato e la realizzazione dei sogni che non corrisponde mai ai tuoi sogni. Trovare questo equilibrio fra la bellezza della realizzazione e il dolore di non aver realizzato esattamente come l'avevi immaginato. Questo è essere adulti, secondo me. E mi fa un po' impressione, lo dico e chiudo davvero, perché, come dire, sto fatto che dobbiamo essere tutti giovani a tutti i costi è una cosa insopportabile. Cioè, io non posso essere vecchio, lo sono, ma perché no? Sono anziano, maturo, non so, ma cioè questo allontanare la morte è una cosa, ha molto a che fare con quello, con quello che dicevo, cioè è la possibilità di giocare su questo terreno. Ma certo, tutto qui. Allora, saluto ricordando questa cosa, che ci sono i prossimi incontri, il 15 marzo sempre qui con il professor Andrea Corelli, il 19 aprile con il professor Arnaldo Testi e il 10 maggio ancora in sale consiliare con il professor Michele Battini. Quindi saluto a tutti, grazie di nuovo e buon proseguimento.